Con Maria Dinorfia, questo Family Day, il secondo che Liberty TV segue, c'è una certa soddisfazione per lo spostamento della discussione sul DDL Cirinà? Pare che sembra quasi sia stato fatto apposta. Ma penso sia naturale da parte della politica attendere la parola di tanti cittadini, oggi ce ne sono tanti, forse vale la pena ascoltarli, quindi mi pare normale che anche visto i tempi tecnici mi sembrano più o meno quelli, aspettare 48 ore non mi sembra una tragedia. Lei è direttore della Croce, la vostra pregiudiziale è sull'adozione appunto del figlio del coniuge della famiglia diciamo omosessuale, oppure ci sta proprio una pregiudiziale su tutto quanto il DDL Cirinà, sul riconoscimento di queste unioni? Io sono contrario alla legge, la mia contrarietà è netta. È una legge scritta male, è anticostituzionale, è una legge che evidentemente consentirà i diritti di filiazione e non si può costruire un meccanismo che dà ai bambini l'assenza di diritti rispetto al diritto fondamentale, avere un papà e una mamma. Sareste disposti a, se questa legge passasse, diciamo, a un referendum, a raccogliere firme? Non sono un appassionato di referendum. Vorrei battermi seriamente fino in fondo, senza retropensieri, affinché la legge non passasse. Grazie.